Zelda di color boh castana. Zelda di color castana. Ecco, va bene così. Voglio questo che occupa per nessun motivo. Ecco qua. Ok, ci siamo qua. Valerio Procione contro Leonardo non Procione. Beh, Leon, te che dici? Secondo me ci sta. Allora, comunque qua abbiamo Seed 1 contro Seed 4, però vabbè, si meritava il 3, se non il 2. Quindi comunque un set che devo onestamente rivedere, perché Wally ci potrebbe tornare contro Gandis e viceversa. Ma nello si strada del loser, però adesso dobbiamo focussarci sul set che abbiamo qua davanti. E vanno Small Battlefield, stage molto neutrale come mi aspettavo, anche se solitamente la gente va su PS2. Però a quanto pare Small Battlefield è piaciuto leggermente di più a uno dei due player. Qua Valerio, devo iniziare di Wally, sono pensato di Valerio. Fa questo avvio un po' gridine, fa un altro. E perde la prima stock facendo il primo. E quindi adesso qua Gandis è in vantaggio. Ok, abbiamo qua il Phantom. Parte con la Per. Parte con la B, finalmente prende la stock. Quindi comunque game abbastanza even, direi. Phantom che trapassa qua Gandis, ancora invincibile, è pronto a continuare questo suo advantage. Infatti trappa qua Wally. Prova col Dare, prende l'air dodge. Qua la B non l'ha salvato. Prova col Phantom, però Gandis passa sopra con il PK Fire. Ok, ok, ci siamo. Qua ottimo il bear, ancora 0%. Vediamo se qua Wally ha risposto. Infatti prova a grapparlo, non riesce a prenderci il nair dopo. Ottima idea da parte di Gandis, anche lui. Ok, prende il fair, bello in aria, molto difficile da prendere lo sweet spot. Prende così tanto in alto. Ok. E comunque il game è molto recuperabile dalla parte di Wally, anche se qua ci sarà la frequenza di interazione al minuto si sta abbassando col tempo che passa. Però questa B leverà Gandis da Wally, però adesso prendo il PK Fire. Ok, un neutrale molto 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 lungo, devo dire. Però Wally su piattaforma cerca di scendere, però ovviamente Ultimate è un gioco brutto, nonostante premi giù chiaramente non scende. Ok, PK Fair va sul Phantom, quindi riesce a prendere Wally anche se prova a camminarci attraverso dopo. Ok, ottimo Phantom da parte di Wally, ancora non killa. Prova di nuovo. Qua Phantom detto Marcello dai Zelda player, proprio tutti, specialmente in Italia. Bene, parte un altro, non prende Gandis, lo tipo gli soffia il vento addosso praticamente con la spada, tipo gli manda un po' d'aria. Left tilt riesce a prendere la kill entrambi sull'ultima stock. Comunque, una cosa voglio dire è che il matchup in realtà, anche se Zelda è comunque considerata low mid tier, comunque anche low tier da alcune persone, e anche se Wally è abbastanza un Zelda believer, dice che non è assolutamente low tier, ha un matchup ottimo con Ness. Infatti è riportato che varie Zelda sono riuscite a settare vari Ness player. Ad esempio Sand è molto soggetto a essere passato da Ray, o almeno all'ultimo torneo lo è stato, l'ultimo major che ha partecipato. Però ecco qua Gandis che non vuole che succeda la stessa cosa a lui, infatti riesce a prendere il primo game con questo bear ben piazzato. Counterpick di Wally. Questi due non hanno mai giocato questo qua recent sets, no sets found, non è un errore. Primo matchup che abbiamo visto, che persone che non hanno mai giocato on stream, che veramente è raro, devo dire che è molto raro. Comunque nelle Marche si giocano un po' tutti. Vabbè, è vero che Wally non vive tecnicamente nelle Marche, però comunque ha partecipato spesso a tornei marchigiani, ha spiazzato anche molto alto. Però contro Gandis non c'è mai andato per varie ragioni. Adesso Gandis che cambia skin proprio solo per farmi incazzare che devo cambiare la grafica. Però per fortuna sono sempre pronto a tutto. Anche Wally cambia grafica, a quanto pare mi odia anche lui. No, ovviamente no, mi ama, per fortuna.
Zelda blu, che in realtà è la Zelda sua che conosco di più, perché all'inizio c'era quella bianca con, per un po', è stata switchata a quella blu. Onestamente, quando a questo torneo è arrivato con la Zelda castana mi ha un po' sorpreso, però a quanto pare sembra sia tornato queste sue origini, vabbè, non origini, però quasi origini, questa Zelda blu. Quelli decide su Battlefield, uno stage che a NES piace, però anche a Zelda, onestamente, da quello che so. Anche perché molte cose possono niente killare e bene, giocando sulle piattaforme. Se ad esempio questa, a Wally piace giocare molto sulle piatte, si prende questo incredibile vantaggio, veramente grande, grande, contro Gandits, specialmente nelle Marche, non vediamo mai. Vabbè, non nelle Marche, perché abbiamo avuto visite da giocatori come Ryan, che sono usciti a battere Gandits, anche con, sai, vantaggio, come stavo invece dicendo il contrario prima. Però dei giocatori proprio marchigiani, comunque considerano marchigiani come Wally. È un po' raro vedere questa cosa, però Leo sembra abbastanza perso. Leo, che mi riferisco a Gandits, però molti di noi lo chiamano Leo. Parte di nuovo con la B, non prende lo sweet spot. Ottimo il fair, si porta sul 3-1. Questo game sembra molto difficile da recuperare per Gandits. Ok, ottimi. Per parte col Phantom, veramente molto molto cattivo, perché messo là può prendere anche attraverso lo stage, cosa che molte persone si fanno prendere, cioè io un po' di esperienza, però comunque me lo prendo a volte, il che è veramente sorprendente. Però qua Wally perde la sua stock, nonostante questo è comunque un grandissimo vantaggio, quindi sarà difficile per Gandits prendere questo game. Purtroppo questo set B era sicuramente un miss input. Ottimo movement da parte di Gandits sulle piattaforme, le utilizza veramente bene, ci lenda, ci fa lo smoothment. Mentre Wally in realtà li utilizza più spesso per kill confirm. Mentre in realtà per movement in sé le usa un pochino, però comunque ci lo vedo perché ha scelto Battlefield. Già quella prima stock che ha preso all'inizio gli è bastata, diciamo, come scusa per prendere questo stage. Spero di stare facendo un commento decente. Adesso non mi considero un pro incredibile, sono giocatori. Oh, giocatori. Vabbè, sì, anche giocatori che fanno anche caster. Come Rolly, che comunque sono molto molto bravi. E hanno comunque, sai, in realtà cercano di seguire anche un po'. Questa magari qui non lo sanno, ma i caster non è che vanno là e dicono quello che cazzo vogliono, anche se molti vorrebbero. Però cercano di seguire un minimo di regole, devono avere un minimo di. Capito? Devo seguire quello che succede nel game, una cosa che magari io devo fare un po' di più, però comunque un torneo abbastanza, non so, non è così importante, quindi in realtà basta che sia un minimo intrattenente e credo che questo terrebbe la gente a guardare, almeno spero, perché comunque spero che il mio commento sia interessante di semplicemente guardare il gameplay tra questi due giocatori, che comunque è ottimo, devo commentare, perché comunque sono due giocatori di livello alto. Direi che non ho problemi a dire altro, perché comunque hanno entrambi result alle stelle, entrambi comunque che recentemente, Gantz specialmente recentemente, hanno spaccato veramente tanto. Wally in realtà ha iniziato a spaccare verso la seconda metà della season con vari top 8 a eventi molto grandi, facendo anche upsets se necessario. Il Phantom qua, Wally si porta su 1-1. Counter pick di Gantz. Siamo qua, Nest Zelda, partiamo subito di nuovo con questo perché lo posso fare quanto cazzo di volte voglio. Anche se ovviamente non finisce mai l'animazione. Leo che mi dà fastidio, cambia di nuovo skin perché boh, pensa che quanto pare quella principale gli faccia vincere i game. Reflect Antique Fire, mannaggia qua Valerio. Muore molto early. Allora vediamo come questo game si evolverà. PS2. Ok. Quanto pare gli piace lo spazio a Gandits. Perché comunque Battlefield, nonostante le piattaforme, non è uno stage così. Cioè, io almeno io lo considero uno stage abbastanza piatto. Però magari Gandits, cioè, abbastanza piccolo. Magari Gandits pensa lo stesso. Quindi dice, basta, portiamo Zelda, sono stesso più grande, così magari mi muovo meglio. Lo yo-yo, riesce a prendere il suo frame.
poi si porta di nuovo su 3-1 come c'era prima Wally, che però comunque Gandhi era vicino a recuperare, quindi comunque non è detta l'ultima. Parte col PK Thunder, PK Fire, ormai tutti PK Space da usare. Prova col Bifi, un po' troppo in alto, è più Gandhi che l'invincibilità dell'Edge. Ok, F-throw. Sta cercando un minimo per liberare il Lair, però che quello farà il lavoro che ha bisogno. Ok, arriva il Fair. Vediamo qua come questo game si potrà evolvere. Il Bifi che stavolta prende qua Gandhi's. È stato meno attento del previsto, però comunque l'advantage è sempre suo. Prende questo back throw e si porta sul 2-1. Perfetto, ora che ho fatto per Wally posso essere felice. Ok, ok. Smashville, signori. Mi scuso, non ho l'acqua accanto a me, quindi il tossire adesso è un po' inevitabile. Partiamo, game 4. Il numero fortunato di MKLeo, almeno si pensa, considerando che vince sempre game 4, anche se contro Neto Ryu, che è il giocatore da cui ha perso l'UFA, se qualcuno non è aggiornato. È stato un po' distrutto, però vabbè, diciamo che il numero di 4 è di Leo, MKLeo, quindi magari lo è anche di Leonardo Mogianesi, chi lo sa. O magari è di Valerio. Dato che la counter pick comunque è lui che ha scelto Smashville, infatti parte con questo vantaggio veramente notevole in side B. Riuscirà a prendere Gandhi's. Oh, prova qua col drag down, che in realtà con il fair, da quello che so, non è... però magari Gandhi's la volta che ve l'ha detto ha detto una bugia incredibile e sta trollando. Stava trollando invece è true. Valerio continua a rimanere off stage dopo che Gandhi's ha vinto questa interazione. La fair che lo sento poteva prendere, però doveva spostarsi un minimo verso la sinistra. Però qua Wally perde la sua prima stock e questo porta Gandhi's in vantaggio netto almeno. Ok, e Wally prende la stock, quindi qua il game diventa even, molto even devo dire. Qua Gandhi's riesce a punire questo neutral B con un dash attack veramente bello. Agli alberti prende Wally off stage mentre sta proprio caricando il Phantom, che poi è... non è qualcosa che vedo molta gente fare, però Gandhi's qua è preparato devo dire. Neutral B che però viene punito dal PK Fire, che la mossa in realtà dovrebbe riflettere, che è un po' ironico se pensate. Adesso poi da vedere se Wally riuscirà a recuperare, nonostante questa stock che Gandhi's è riuscito a prendere con abbastanza facilità onestamente. Però parte la stringa di attivi, il Fer non connette, Phantom che non prende Gandhi's nemmeno lo attacca dato che lo riesce a scudare. Ok, qua Gandhi's lo stage control, però aia, invece qua la B mi toglie subito le parole di bocca, vabbè, più o meno mi toglie, diciamo che mi dice no, Raffu Baffu, è sbagliato. Gandhi's non ha lo stage control, ecco, mi diceva quello. Bellissimo veramente qua questo Phantom che gli prende l'air dodge a Gandhi's, ha veramente coperto un sacco di opzioni qua Wally. Che porta Gandhi's sulla sua ultima stock, nonostante anche lui sta sull'ultima stock del set. Prende la fair, 21%, mamma mia quanto è forte quella fair. E il back throw prenderà ancora una volta la roll e sarà un 3-1 per Gandhi's. E adesso io vado on stream, quindi tolgo il microfono, lol.